grazie di essere qua in questa giornata importante per questa attività di divulgazione e soprattutto quella di condividere un percorso iniziato 23 anni fa sul creare un presupposto che sia quello di migliorare la qualità della vita delle persone. E domani ci sarà un grande evento, come sapete, che è dedicato alla memoria di questi due importantissimi medici, ma soprattutto amici, uomini straordinari che hanno contribuito a portare un messaggio di speranza a tantissimi pazienti. Chi di voi ha avuto modo di conoscere Giuseppe Genovesi? Quanti di voi conoscevano Giuseppe Genovesi? Qualcuno. Gli uomini di eccellenza quando che lavorano e non riescono a emergere come dovrebbero emergere per il bene che donano e hanno donato a centinaia di persone, non riescono a avere tutta questa fama, no? Si scopre sempre dopo il loro valore. In effetti lui ha dedicato la sua vita a aiutare tutti i pazienti con fibromialgia, sensibilità chimica multipla, con grossissime problematiche di salute. E si occupava anche di medicina quantistica. Sapete che parlare di medicina quantistica è quasi tabù, no? Poi vedremo che non è proprio così. Comunque domani ne parleremo veramente bene di Giuseppe. Abbiamo poi voluto donare questa giornata alla memoria di Davide Antoniella, che è scomparso 2 mesi fa praticamente, e qualche mese fa, che è professore di scuola dell'ISEF, è un grande esperto di riabilitazione metabolica, lavorava, guardate il destino, no? Esperto di riabilitazione metabolica, andava a allenare le squadre di calcio sul recupero cardiovascolare, e proprio lui, pensate, è mancato proprio per un grosso problema cardiovascolare. E allora volevo iniziare con un applauso a questi due straordinari uomini. E sicuramente se andate su internet, andate su YouTube, ascoltate quello che ci raccontava Giuseppe Genovesi sulle varie problematiche dei pazienti affetti da fibromialgia o soprattutto da sensibilità chimica multipla. Dunque, iniziamo questa giornata meravigliosa di formazione, un corso rivolto, come sapete, innanzitutto a un approccio clinico integrato. Presenteremo la tecnologia S-Drive, presenteremo la clinica dopo 5 anni di lavoro veramente intenso. Non c'era niente. Questa storia nasce 5 anni fa, quando in un viaggio a Città del Messico mi invitarono al congresso nazionale di medicina anti-aging, erano circa 500 medici, e ho avuto la fortuna di arrivare in uno stand, ero lì per presentare i lavori sul self food insieme al dottor Iorio e presentare il libro sul self food e su tutti gli studi scientifici, e mi trovo davanti a uno stand dove c'era scritto mappatura epigenetica, e poi c'erano tutte le vitamine, minerali, gli aminoacidi, tutti questi fattori. Ho detto, ma ho fatto la domanda, cosa ci fate qua? Ho detto, ah, stiamo lanciando questo progetto, è nato nel 2009, nel 2001 come ricerca, e abbiamo la possibilità di fare una mappatura dei fattori che possono danneggiare la salute delle persone e oppure capire se ci sono delle carenze nutrizionali. Ho detto, wow, fammi vedere. Si sieda lì.
e sono seduto, mi ha tolto 4 bulbi del capello, l'ha messi sullo scanner e dopo 12 minuti arriva il report di 36 pagine. In quel momento si è accesa una lavatrice, una lavatrice, ma pazzesco, come quando ti innamori, proprio una cosa straordinaria. Ho detto, non è possibile, ma fate tutto questo? Sì, perché il bulbo del capello è un'incredibile biomarca. E quindi se noi riusciamo a leggere le informazioni all'interno del bulbo del capello, riusciamo a estrapolare, grazie a questa tecnologia tedesca e russa, tutte le informazioni che ci servono per dare dei consigli mirati alle persone. Vi dico che era febbraio 2017, a fine febbraio sono arrivato in Italia, mi sono messo in contatto con l'azienda, ho detto in Italia non c'è nessuno, eccomi qua. La fortuna è stata che il referente scientifico di allora, che era Carlo Orosco, era a un congresso in Germania. Lo invito in Italia con 4-5 medici, che il professor Spaggiari era presente, perché volevo capire se era una cosa seria, importante, eccetera. Faccio questo pre-meeting, 2 giorni di formazione, vi dico, straordinario. Ho ancora il video e chi lo vuole ve lo posso far vedere, che è un video pazzesco di cose che... E ancora i video di quella 2 giornate. Insomma, abbiamo scoperto che poteva essere una grande opportunità finalmente per fare prevenzione, perché si parla solo di problemi. E quando incominciamo a parlare di prevenzione, poi alla fine come si fa a fare prevenzione sull'alimentazione, sull'impatto ambientale, sull'inquinamento, sul sistema emozionale? Cioè, ognuno ha la sua specializzazione. Però è chiaro che se riusciamo a avere una visione, di unire i puntini di quello che potrebbe danneggiare la salute delle persone, penso che sia una cosa utile, siete d'accordo? E allora da lì siamo partiti pensate a tradurre tutto il materiale, c'è un materiale infinito come avete visto fuori, tutta la documentazione, e poi convegni, conferenze, però poi mancava anche la clinica, perché loro hanno tutte le certificazioni, eccetera, però mancava la clinica anche proprio... capire cosa succedeva prima e dopo. E finalmente questo meraviglioso congresso, e vi ringrazio veramente tutti di essere qua, verrà, in questo congresso verrà presentato anche dei importanti casi clinici, ne abbiamo tantissimi, ci sono professionisti che sono a 5, 6, 7 mila test già fatti in questi anni. Quindi iniziamo condividendo questo, siamo nell'era dell'epigenetica e quando parliamo di epigenetica non possiamo far altro che parlare dei danni da inquinamento, perché quando ci accorgiamo dei danni che causa l'inquinamento è troppo tardi, perché come sappiamo l'epigenetica, l'imprinting di alcune situazioni avviene, come ci insegnano i ginecologi meravigliosi, che sono qua oggi, che tutto accade prima del concepimento e nei primi 1000 giorni di vita e poi a seguire. Quindi dovremmo incominciare a capire che la vera prevenzione inizia nei padri e nelle madri prima del concepimento, sulla loro salute. E allora quando parliamo di salute, di benessere, tra l'altro i primi 30 minuti, anzi un'ora di questo evento l'abbiamo messo online proprio per presentare, e quindi ci sono tantissime persone che ci seguono, poi naturalmente siccome è un corso lo interrompiamo e poi tutto questo può essere anche rivisto per voi che siete qua gratuitamente, vi daremo l'accesso. E invece per chi vuole vedere i nostri video, questa giornata formativa naturalmente è a pagamento. Quando parliamo di salute, benessere, performance e prevenzione, la mia domanda è: quando è l'ultima volta che avete sentito parlare di inquinamento? Dici, tutti i giorni. L'altra domanda che faccio è: cosa fate voi per risolvere i problemi dell'inquinamento oggi, giornalmente, tutti i giorni? Cosa fate? Niente, ne parliamo? Niente.
La raccolta differenziata. Probabilmente la raccolta differenziata, siete d'accordo, sì o no? E allora questo è l'ambiente in cui viviamo, dove quell'inchiostro può essere paragonato a tutte le sostanze chimiche che ogni secondo ognuno di noi riversa nell'ambiente, nella casa. Pensate ai detersivi, disinfettanti che noi tutti i giorni facciamo, usiamo per disinfettare i pavimenti o qualsiasi cosa. Si seccano e poi vengono rirespirati. E pensate ai bambini che gattonano, o anche gli animali che abbiamo in casa, si intossicano progressivamente, sì o no? E questo penso che sia uno dei problemi da risolvere urgentemente, almeno per limitare i danni, conoscere quello che ci danneggia. Ma se ci fosse una soluzione per conoscere queste cose, quanti professionisti potrebbero utilizzare questi strumenti per un approccio clinico integrato e per migliorare anche e capire cosa effettivamente danneggia le persone? Allora dovremmo incominciare a chiederci dove vogliamo essere domani, cioè cosa vogliamo fare per le future generazioni. Dovremmo incominciare a capire che se la vita è urgente e il DNA non è il tuo destino, perché la vita è urgente, no? Lo sappiamo. Sappiamo che nasciamo, ma prima o poi. Scusate. E quando parliamo che il DNA non è il tuo destino, è proprio quello che ci permette di capire che tutti i fattori che condizionano la salute non sono più quelli di 100, 200 anni fa, neanche 300 anni fa, se vogliamo proprio parlare, non andare indietro. Quindi abbiamo una somma di danni, tutto quello che mangiamo, impatto ambientale che è esagerato. Quello che beviamo, stiamo dando Coca-Cola ai bambini, quindi voglio dire, pensate a questa follia, pensando che sia una cosa giusta, sì o no? Smettono di fumare quando scoprono di essere stato interessante, gli uomini fumano e quindi, come vedremo domani con Luigi Montano, i danni anche del liquido seminale dovuto alle tossine che vengono trasmesse nel momento del concepimento, tutte le memorie, l'imprinting, terza, quarta, quinta generazione. E poi nessuno parla di disfunzione mitocondriale, permettetemi, ma c'è pochissime persone in medicina che parlano di danno mitocondriale, di prevenzione danni mitocondriali, di carenza di ossigeno, di ossigenazione ottimale, di modulazione dei nutrienti. E poi l'apnei, si parla niente di campi elettromagnetici, vedremo poi oggi pomeriggio con Gelli sui danni da campi elettromagnetici, ci sono delle novità importanti anche di pubblicazioni recenti che io dico, ma com'è possibile che l'uomo sia così folle da dare i cellulari a un bambino appena nato per farlo addormentare col wifi, quando sa che il danno è veramente esagerato. Sì o no? Ormai è diventato un babysitter. E allora tutte queste informazioni attraverso la vibrazione a risonanza, e lo vedremo poi con il professor Spaggiari, possono sicuramente danneggiare la nostra salute o migliorare la nostra salute. Dipende, è sempre una scelta. Perché noi mangiamo per produrre idrogeno, respiriamo per avere l'ossigeno, la combinazione di ossigeno e idrogeno produciamo l'energia ATP. Giusto? Viviamo grazie a questo. Cosa respiriamo, cosa mangiamo? Non abbiamo mica un menù, oggi mangio questo, domani sì, abbiamo dei nutrizionisti meravigliosi, ma poi come fai a sapere cosa c'è dentro quel cibo, dentro nell'acqua che bevi, nell'aria che respiri? La possiamo cambiare l'aria che respiriamo? Non penso, anzi, in ambienti chiusi dalle 4 alle 5 volte più inquinato che all'esterno. E allora cosa vogliamo fare? Vaccinare il pesce o pulire la vasca? Io dico, ma no comment. Allora, i danni da interferenze, il sistema antiossidante, le sfide ambientali, a cominciare dalle radiazioni, non le radiazioni elettromagnetiche sono queste, le radiazioni come il radon,
S-Drive permette di mappare anche i danni da radon. Sapete, il radon è una delle cause più importanti di danno alle vie respiratorie, dalla stanchezza cronica ai tumori al polmone, Organizzazione Mondiale della Sanità, vi cito fonti ufficiali. E poi tutte le varie carenze. Non è un test di allergia o intolleranza alimentare, però vi indica sarebbe meglio eliminare questi determinati cibi. Allora, questi sono i vari inquinanti che abbiamo. Sapevate, sì, termico, acustico, elettromagnetico, atmosferico, idrico. E questo è quello che stiamo regalando alle future generazioni. Ma poi gli facciamo anche questi regali straordinari. Sapete quanto inquina il fumo di una sigaretta? L'Istituto Tumori di Milano, professor Boffi, ha recentemente pubblicato un lavoro dove dice che inquina più di un'auto diesel e un Harley Davidson. Però le persone continuano a fumare, sì o no? Fuma. Ah sì, fa così male? Vabbè, dai, uno o due pacchetti al giorno. E poi questo è quello che stiamo regalando alle future generazioni. Poi questo. Questo è un post che avevo fatto a novembre che dice che la produzione di carbone è salita in Cina di 1,1 milioni di tonnellate. Siamo nell'era dell'ecologia. Questo è il fiume più inquinato al mondo. E poi ci sono anche le isole di plastica. Tutti felici. Però noi lì parliamo solo di cosa si parla in televisione e sui giornali, di tutt'altro. Questa è l'altra realtà dei nostri mari, i nostri fiumi. 370.000 morti di tumore maligno nel 2019, questi dati non ce li danno in televisione, ce li dà nessuno. Dove l'esposizione tossica è al primo posto, fonte Associazione Italiana Oncologia Medica, stile di vita, alterazioni genetiche, infezioni, dieta, sovrappeso. Tutte le sostanze che possono danneggiare la salute. Ma guardate che questo è ufficiale. Avete mai scaricato questo documento? Senato della Repubblica, gli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, malformazioni feto natale e epigenetica? Chi di voi lo conosce? 193 pagine di follia. E poi la ciliegina è questa, i bambini di 5 anni gli bruciamo il cervello, tanto è uguale. Poi a noi adulti ormai è diventato la prolunga delle nostre mani, no? Il cellulare. E poi il wifi è già 5G il wifi, quindi questo no, le colonnine, poi in casa se non c'è connessione andiamo nel panico, è già 5G, ce l'abbiamo in casa. Noi siamo esseri bioelettrici, il corpo umano non è progettato per ricevere queste radiazioni. Guardate l'infertilità, domani ne parlerà il professor Luigi Montano, guardate, presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana, che ha utilizzato lo strumento S-Drive per un lavoro su 400 pazienti, ragazzi, nelle scuole, e ha visto di tutto. Guardate. Quante terre dei fuochi conosciute abbiamo in Italia? 200. Conosciute da bonificare, 98.000 siti di amianto da bonificare, 6.000 morti l'anno solo per amianto. Questo è il risultato, Simona. Qui si parla di 287 sostanze chimiche nel cordone ombelicale, ma già gli studi parlano di 700 sostanze chimiche trovate nel cordone ombelicale. Stiamo sprogrammando le nostre future generazioni, sì o no? Allora, sì, virus, ma tutto il sistema che danneggia il sistema immunitario. Allora dobbiamo incominciare a diventare saggi invece che intelligenti, saggi, evitare i problemi. Perché già il Times, attenzione, tutto quello che farai prima della gravidanza, prima del concepimento, influenzerà la salute delle future generazioni, quello che farai in gravidanza. Danneggerà la salute di tuo figlio.
e poi l'infiammazione silente, partendo da una disfunzione mitocondriale e da una carenza di ossigeno. Ma l'ossigeno quando ce lo danno? Quando siamo in fin di vita, sì o no? E dammelo prima, no? Dammelo un po' prima. Ossigeno nelle cellule prima. No, vado a prendere un po' una boccata d'aria. Boccata d'aria, vai a prendere una boccata d'aria dove? In alta montagna, per chi ci va, può andare. Allora le credenze penso che siano le barriere da buttare giù, perché non è un problema io ho ragione, voi torto o viceversa. Il problema è che noi dobbiamo guardare le cose insieme, metterci insieme a un tavolo, lì intorno a un tavolo, e incominciare a parlare di cosa fare per migliorare questo mondo, sì o no? Cioè dobbiamo unire le forze, dobbiamo creare alleanza, e questo è lo spirito che anima questo congresso, questo corso, il congresso di domani, di unire le forze. Più siamo e meglio possiamo fare per questo mondo. Ma in pratica, non dire c'è un problema, beh, devi conoscerlo prima il problema. E poi dopo puoi trovare delle soluzioni. E allora cosa possiamo fare? Sicuramente una medicina personalizzata, predittiva, preventiva, partecipativa. E per questo abbiamo creato questa scuola di alta formazione che partirà a ottobre, epigenetica, biofisica, nutraceutica, nutrizione, proprio dove facciamo formazione, dove vogliamo proprio creare professionisti, che già naturalmente sono, siete preparati, sono preparati, ma vogliamo proprio parlare di queste cose, dare degli strumenti importanti per migliorare l'approccio clinico. Poi chi è interessato, naturalmente in segreteria potete chiedere informazioni. Allora, per il futuro già ci siamo, perché normalmente alcuni di voi, non so, medici eccetera, prescrivono già degli esami che sono la risonanza magnetica nucleare, sì o no? Abbiamo un grande radiologo che sa cos'è queste cose, come funzionano. E come funzionano? È medicina quantistica? Si può parlare di medicina quantistica, risonanza magnetica nucleare, sì o no? Sì, eh? Hanno tolto il nucleare perché non si può. Si chiama nemmeno, si chiama perché non fa più questa è quantistica. E quando usiamo l'ecocardiografia, quando usiamo l'elettrocardiogramma, cosa misuriamo? Onde, frequenze. Usiamo addirittura, no? L'ultimo cellulare del modo, file lunghe, chilometri, quando esce il nuovo iPhone. iPhone come funziona? Quantistica. E quindi poi lo vedremo, la magnetocardiogramma ce ne parlerà il professor Spaggiari, però noi oggi finalmente possiamo conoscere questi fattori e parlare anche di epigenetica, ma non è il test epigenetico, no, è il test che mappa i fattori epigenetici di interferenza, non va a mappare il microRNA e l'imprinting, lì è già tardi, no. No, il test epigenetico è solo quello, no, che ti dice se stai per morire. Ma cosa me ne faccio? Quando c'è già un danno? Ma che senso ha? Io dovevo evitare che questo imprinting passi alle future generazioni. Ecco perché questo strumento è straordinario. Ma vedete, Università di Milano parlano di queste, già queste cose. Cosa fate per misurare? Ce ne parlerà. Cosa fate? Usate uno spettro. E quindi... Ma cosa misura lo spettro? Gli stati elettronici, stati vibrazionali della materia, radiazione elettromagnetica, spettroscopia di assorbimento. Quindi se io conosco lo spettro e la lunghezza d'onda di quella sostanza, posso risalire alla sostanza, sì o no? Ma infatti, non su Topolino, eh? La società del CNR di Bologna, di biofisica, ci dice... che abbreviare la distanza tra la complessità della vita e la semplicità delle leggi fisiche è la sfida che anima la biofisica. Scoprire i meccanismi di funzionamento della materia vivente e realizzarli con approcci matematici, fisici e biofisici è un approccio portentoso per migliorare la nostra conoscenza. Io penso anche alla vita delle persone. Ma già lo facciamo, misuriamo già gli stati di sonno-veglia del nostro cervello, sì o no? Con cosa?
misuratori di onde, no? L'encefalogramma. Ma la NASA addirittura ci parla di frequenza. Chi è mai stato sul sito della NASA? Andate sul sito della NASA e digitate risonanza di Schumann. Sapete che noi riusciamo a vivere in questo meraviglioso mondo grazie alla risonanza di Schumann? Che ci permette di essere in coerenza e connessione. L'onda portante di tutte le informazioni è la risonanza di Schumann. Pensate che questa vibrazione elettromagnetica che siamo meglio si è sviluppata dalla nascita dovrebbe essere sempre stata presente. È la risonanza di Schumann, un gigantesco fenomeno planetario che deve il suo nome al fisico Schumann. La superficie della Terra, la ionosfera, eccetera. Ok. Le interferenze con questo tipo di frequenza stanno dimostrandosi talmente tanto gravi che la NASA utilizza gli strumenti che sono una sorta di interazione artificiale delle onde di Schumann per la difesa dei cervelli degli astronauti nello spazio. È tutto sul sito della NASA. E poi c'è la risonanza empatica, no? Chi si somiglia si piglia? Non sei, penso. Marito e moglie a volte siamo a un posto. Però, Allora noi creiamo un report epigenetico dal bulbo del capello e cosa facciamo? La NASA, vedete, già utilizza il bulbo del capello per la salute degli astronauti, ma utilizzano anche il bulbo proprio per i disturbi psichiatrici, pensate. Pensate che biomarker potente che è. Perché archivia, è proprio connesso, è un USB di tutto quello che accade all'interno del corpo e memorizza tutto questo per 90 giorni. E quindi noi, grazie a questo, conosciamo tutte le sostanze, compresi i metalli pesanti. E questa è la tecnologia S-Drive. Viene posizionato qui il bulbo, facciamo la scansione e in pochissimi minuti riceviamo un report personalizzato. Quindi l'onda caratteristica di quella persona. Abbiamo vari report per rigenerare le cellule, il sistema immunitario, abbiamo un report per il sistema immunitario, report per gli sportivi. Per i bambini si prende anche la saliva, quindi bulbo del capello più saliva, fino a 12 anni. Poi abbiamo il report, che stiamo facendo un lavoro straordinario, ringrazio IAD per la grande professionalità in questo settore, che possiamo mappare per i cani e anche per i gatti. Quindi entriamo anche in veterinaria, per la medicina. E poi la medicina. Quindi, come è nato? Vi dico e vado in conclusione. La storia è nata per dare delle sostanze giuste ai bambini che erano stati adottati da questo grande uomo che ha ideato il Sewell Bang e il S-Drive, che è Ian Lyons William. È un inglese che vive in Malesia. Ha avuto in dono la tecnologia russa e tedesca e ha iniziato a progettare questo straordinario dispositivo. Lui, adottando oltre 30 bambini in casa sua, ha voluto capire cosa questi bambini che venivano da tutte le parti del mondo, non è che poteva dare le stesse cose a ognuno, doveva capire. Aveva queste conoscenze grazie a Marco Stanton, che è in Germania, un suo amico, medico, medicina funzionale, che ascolterete tra poco, e ha iniziato proprio a mappare queste informazioni. Ma all'inizio queste informazioni venivano inviate via fax e poi arrivate alle mail, via email. Ma pensate quanto ci è voluto. Quanto ci è voluto? Dal 2001 al 2009, 10 anni di ricerca, di lavoro, per arrivare a creare nel 2014 il primo report e poi nel 2016 il lancio, e nel 2017 ho avuto la fortuna di conoscerlo a Città del Messico. Sono varie possibilità, oltre pensate tutte le certificazioni, naturalmente non è un dispositivo per fare diagnosi, la diagnosi la fa il medico. Tutte le certificazioni, compreso quello dell'FDA, che è stata interrogata e dire cosa possiamo dire per questo sistema, tutte le certificazioni,
che certificano che lui legge quelle frequenze. Le frequenze poi vanno su un algoritmo, l'algoritmo le mette a confronto con quelle che ha in memoria e in pochissimi minuti vi dà il risultato. È stato fatto un'interpretazione grazie a un ufficio legale importante che dice: potete dire che S-Drive ci permette di promuovere la buona salute, promuovere uno stile di vita sano, motivare, incoraggiare e sostenere il raggiungimento di obiettivi di salute e benessere, e questo penso che sia abbastanza per un, no? Per un device. 75 paesi nel mondo, 12 lingue, cliniche. Qui uno dei centri di eccellenza della, dove viene Real Madrid. Questo strumento viene utilizzato dal dottor Esteban Peiro per le squadre Real Madrid, Barcellona, Paris Saint-Germain, farmacie, atleti d'élite a livello internazionale. E allora come possiamo concludere questa presentazione? Parlando che il benessere di ognuno di noi parte proprio da noi, e quindi dall'esempio che possiamo dare agli altri, dalle informazioni, dal creare cultura, che possiamo fare la differenza. Però vedete, la vita è davvero semplice, ma noi insistiamo complicandola. E questa è la vitamina più importante di cui abbiamo bisogno. Perché senza l'amore la vita non ha senso. Quindi dovremmo incominciare a condividere questa passione, questo entusiasmo e questa grande voglia che abbiamo di migliorare la qualità della vita delle persone, unendo le forze. Grazie di cuore.